Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Benvenuti a questa edizione del nostro notiziario in questo venerdì 14 giugno, nel quale la Chiesa celebra la memoria di Sant'Eliseo. Oggi nella diocesi di Campobasso Boiano, nella sola cattedrale, si celebrano i vespri dell'anniversario della dedicazione della Chiesa cattedrale. La Chiesa o porta il Vangelo fino agli estremi confini della terra o non è Chiesa. Lo ha detto Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, durante l'omelia pronunciata ieri in occasione della liturgia eucaristica presieduta presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio da Padova in occasione della festa del Santo. Forte il suo invito all'evangelizzazione. Prima di tutto, ha detto l'arcivescovo, il Vangelo va riannunciato a noi stessi perché diventi il modello e l'abito della nostra vita e poi anche a chi è lontano dalla fede. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia dell'arcivescovo. Dobbiamo impegnarci tutti insieme. In primis si impegna il vescovo a educare, a predicare il Vangelo. Con lui i presbiteri, i religiosi e le religiose che vivono un'intima partecipazione al ministero episcopale. E poi infine tutto il popolo santo di Dio che si deve rendere conto che il Vangelo va predicato con la vita. Ecco, riprendiamo dicendo che di questa omelia e della festa di Sant'Antonio da Padova parleremo durante la nostra rubrica Servizi ed interviste in onda oggi alle 18.15 e domani alle 7.35. Dobbiamo considerarlo come un impegno per avere miglior cura dell'uomo, della sua sicurezza e delle sue condizioni di vita. Sono le parole dell'ex leader di Solidarnosc, Lech Walesa, che ha spiegato il significato della commemorazione delle vittime di Marcinelle organizzata oggi dall'UGL e che lo vedrà protagonista a Manoppello, ma poi anche in un incontro che si terrà nel pomeriggio con i lavoratori a Pescara. Questo è un grande insegnamento per tutti, ha spiegato Walesa arrivando ieri sera in Abruzzo, soprattutto per i sindacalisti e per il loro impegno per la sicurezza sul lavoro. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha cessato la clamorosa protesta attuata qualche settimana fa con la riconsegna della fascia tricolore al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e la rimozione delle bandiere dalle sedi comunali per manifestare contro il governo, accusato di non aver assicurato fondi adeguati per la ricostruzione. Il ritorno ad un clima sereno è legato al fatto che il Senato ha approvato l'emendamento che assegna all'Aquila 1 miliardo e 200 milioni di euro in 6 anni. Sono iniziati i lavori per individuare nuove aree di sosta riservate agli autocaravan a Chieti. Lo rende noto l'assessore al traffico e alla viabilità del comune teatino Ivo D'Agostino. In particolare sono stati individuati e delimitati con segnaletica orizzontale e verticale 41 stalli di sosta. Una proposta coinvolgente e motivante per i più giovani, con la massima attenzione ai requisiti educativi, di sicurezza e multidisciplinarietà attesi dalle famiglie. E quanto si prefigge il progetto EduCamp, scuole aperte per ferie, il campus scolastico sportivo multidisciplinare organizzato anche quest'anno dal CONI di Chieti dopo il grande successo della passata edizione.
Anche quest'anno l'iniziativa si svolgerà presso l'impianto polivalente dello Sporting Club di Colle Marcone dal 17 giugno al 19 luglio. E sarà l'Archeo Club sezione di Pescara ad occuparsi d'ora in avanti della manutenzione ordinaria dei resti di Santa Gerusalemme situati sotto il marciapiede lato monte di via Gabriele D'Annunzio a Pescara, individuati e riportati alla luce oltre 20 anni fa e visibili dalle teche di vetro installate proprio per proteggerli il più possibile dagli agenti esterni. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, che ha attivato una collaborazione istituzionale con l'associazione presieduta da Giulio De Collibus. Si apre oggi il bando per partecipare al Festival dei Giovani Musicisti Pescaresi, That's Music Pescara 2013. Il concorso musicale, finanziato con fondi regionali sulle politiche giovanili, sarà aperto a solisti e gruppi musicali che, come condizione fondamentale, dovranno presentare delle produzioni originali, dunque loro creazioni musicali, saranno invece vietate le cover. E si terrà il prossimo martedì 18 giugno alle ore 9.30 presso il santuario del Beato Nunzio sul Prizio, nel 50° anniversario della sua beatificazione, il ritiro mensile del clero diocesano di Pescara Penne. L'arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti, in una lettera indirizzata a tutto il clero diocesano, specifica che sarà lui stesso a suggerire qualche spunto di riflessione che possa essere utile al cammino pastorale e ministeriale. Nell'occasione l'arcivescovo annuncia anche che il prossimo 20 giugno sarà inaugurata ufficialmente la Cittadella della Carità, con il dormitorio e la mensa per i poveri. A presiedere l'evento sarà Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È in vendita un'attività commerciale di articoli sacri, libreria e oggettistica religiosa a Pescara, in via del Santuario 247. Per informazioni si può contattare il 340 46 25 607. Ripetiamo, 340 46 25 607. O scrivere un'email a arte-divina@libero.it. Ripetiamo, arte-divina@libero.it. Ed è in funzione il centro giochi per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, La Farfalla, gestito dal Movimento per la Vita di Pescara, in via Tavo 248, nella struttura dell'ex Urban, uno spazio da 240 metri quadri per i bambini, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 con attività ludico-ricreative. E siamo con questo al fatto che ci sarà un Aston Martin del 1953, ma anche la Fiat Ansaldo Brevetti del 1908. Ci saranno le storiche Balilla del 35 e anche la Fiat Cabriolet del 46. Sono solo alcune delle 23 auto storiche d'epoca che saranno protagoniste del 27° raduno d'Annunziano d'auto d'epoca, organizzato dall'associazione Old Motors Club d'Abruzzo, che partirà oggi da Pescara per concludersi domenica tra Francavilla al Mare e il castello aragonese di Ortona. Siamo con questo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno, con temperature da 19 gradi e mezzo a 28 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.